Ciao a tutti, sono Alessandro e sono qua per parlarvi di Cute Quick. Allora, iniziamo a dire cos'è Cute Quick. In pratica Cute Quick è un framework che include un linguaggio generativo di markup, che è stato di PML, un IDE, ovvero un Cute Creator, che supporta PML, un editor grafico e delle API per l'integrazione delle applicazioni. In questa lezione noi ci concentreremo su QML, in quanto l'IDE e gli altri strumenti sono stati già trattati ampiamente nelle altre lezioni del corso. Diciamo che Cute Quick è un framework nuovo, in quanto è stato sviluppato l'anno scorso, e questo sviluppato avvenimenti fuori uno strumento che avesse le caratteristiche necessaria a fornire interfacce utenti intuitive, fosse un metodo design e quindi molto semplice da utilizzare, consentisse una prototipizzazione e una produzione rapida, e quindi in pratica le applicazioni non devono neanche essere compilate, e un deployment facile. QML è un linguaggio dichiarativo che serve a specificare elementi che compongono l'interfaccia utente. Essendo un linguaggio dichiarativo, a differenza dei linguaggi di programmazione tradizionali, iterativi, non viene scritto come l'interfaccia deve essere generata, ma solamente come deve essere composta, e si pensare il sistema a costruire l'interfaccia stessa. L'interfaccia è costruita da una struttura ad albero di elementi che contengono delle proprietà. Gli elementi di QML sono le strutture del linguaggio di markup che rappresentano tutte le parti della nostra interfaccia grafica. L'elemento di base è l'item, l'oggetto, che costituisce la base degli elementi visibili, anche se lui stesso è visibile. Tuttavia ha una posizione delle dimensioni e può contenere al suo interno gli elementi grafici, in quanto diciamo che tutte le strutture di QML sono delle strutture d'albero contengono degli elementi annidati tra loro. Tutti gli elementi contengono delle proprietà che usano per essere visualizzati a video oppure per definire il comportamento, e neanche è possibile definire in modo. Le proprietà sono per esempio la larghezza, l'altezza e il colore, possono avere dei valori di default e hanno un tipo definito. Vengono utilizzati per esempio per identificare gli elementi e quindi diciamo un po' leggere l'attività di un altro elemento oppure scriverle, e quindi per personalizzare l'aspetto e cambiare il comportamento dell'interfaccia. Le attività ci sono diversi tipi, quelli normali hanno un valore di default per possibile cambiarlo, quelle raggruppate diciamo un po' che ogni proprietà sono possibili di ottenere più valori e quindi un po' come le strategici se deve essere elementi e tutto di questi può essere impostato un diverso valore. Le attached properties invece non sono le proprietà degli oggetti, ma che possono venire diciamo dati da essi, per esempio la key navigation tab, che serve per definire la prossima finestra che prenderà il fuoco, allora vediamo poi più avanti. Poi vediamo le custom properties che vengono definite dall'utente e possono essere aggiunte a qualunque elemento che può essere resistente oppure può essere definito nuovamente. Il binding è un'operazione molto particolare e consiste nell'assegnare a una proprietà un determinato valore. La caratteristica fondamentale di questo assegnamento è che, a differenza di un linguaggio di programmazione interattivo normale, in QML, una volta che l'oggetto è assegnato un certo valore, un'altra proprietà, qualora questa proprietà cambiasse, anche l'oggetto cambia il valore. Questo è utile, per esempio, quando si utilizzano delle espressioni che si valgono su altre proprietà, in quanto quando cambiano di queste, tutte le altre cambiano a cascata. La proprietà più importante è l'ID, che serve per identificare un elemento
quindi per modificare le proprietà e diciamo un po' definire come viene visto, come si comporta. È possibile anche definire i metodi, molti elementi del metodo di default, per esempio il text input, un metodo select all per selezionare un testo, o il timer, un metodo di start e stop per diciamo un po' inizializzare il timer e fermarlo. Quello che abbiamo detto finora sembrerebbe quasi questi elementi, se no delle classi. In realtà i metodi sono pubblici come accesso di proprietà, quindi non esiste un controllo di accessi. Questo è come si presenta con ML. Gli elementi sono definiti con un identificativo e la loro definizione è contenuta nella parentesi grafica. Notiamo nella prima riga in alto la dichiarazione necessaria per importare, tra virgolette, le librerie di base di QML. È importante notare che oltre al nome della libreria da importare è definita anche la versione, in quanto il sistema si occuperà automaticamente di verificare la compatibilità tra le versioni. E quindi nel caso in cui la versione utilizzata sia più vecchia di quella attualmente in uso, si occuperà automaticamente di gestire le incompatibilità. Poi, per quanto riguarda i commenti, funzionano come il C++, ovvero quella doppio slash, possiamo mettere un commento su una sua linea, mentre con slash asterisco è possibile mettere un commento su linea. Queste sono le proprietà, come per esempio width e height, che sono predefinite e vengono assegnate con due punti. In questo caso la larghezza è fatta a 400 e l'altezza a 200 pixel. Possiamo notare già la struttura d'albero, in quanto all'interno di questo item contenuto un rettangolo, che è l'unità di base visualizzabile della nostra interfaccia dati. Come possiamo già notare, le espressioni possono contenere anche delle proprietà, possono essere definite anche a partire dalle espressioni. Ovviamente una delle caratteristiche fondamentali è l'allineamento tra vari elementi, in quanto tutti i sorgenti di QML sono costituiti da un elemento principale, radice, dentro il quale sono i dati nelle gerarchie di elementi. Diciamo che ogni elemento ha una posizione rispetto al padre, come vedremo poi anche. I colori possono essere specificati in molti modi. È possibile anche attribuire, per esempio, una trasparenza. I modi per rappresentare il colore possono essere o col nome SVG del colore, per red, green, blu, oppure con una stringa tutta da cancelletto i valori decimali di rosso, verde e blu. È anche possibile definire l'alfa color. Oppure utilizzando la funzione qt.rgba. Le immagini invece vengono rappresentate dall'elemento email e sono collegate a un file che contiene l'immagine, proprietà source. Questa immagine può essere in qualche modo trasformata, ovvero scalata, ruotata, per esempio con un asse o un punto centrale. Qua vediamo la struttura di allineamento dei vari elementi. In questo caso qua vediamo che l'allineamento dei vari elementi è stato sfruttato per fornire, diciamo, un po'.
per rettangoli uno dentro l'altro. Aspetteremo un primo rettangolo più esterno perché è tutto, dentro del quale sono contenuti due rettangoli. Qua possiamo vedere invece come vengono definiti i vari modi colori. Nel primo caso è definito un rettangolo rosso, che è dalla politica decimale. Nel secondo caso invece è utilizzata una funzione RGBA, quindi il colore. Nel terzo caso invece la stringa. Questa cosa invece è un'immagine dove sta l'indirizzo del quale espresso per te qui la sua voce. Questo indirizzo può essere o relativo al parte del progetto oppure assoluto. A questa immagine possiamo associare delle trasformazioni, per esempio può essere scalata. Oppure ruotata, per esempio per la tua massima del riferimento. Un'altra caratteristica particolare di QML sono i gradienti, che stanno per definire degli effetti colorati molto gradevoli. Infatti un elemento gradiente contiene due o più elementi gradient stop. Perché gradient stop ognuno contiene un colore a posizione. Diciamo un po' che le api di QuickQuick permettono di fare un fade graduale da un colore all'altro. In questo caso. Il problema più grosso di questo approccio è che richiede molto carico del processore, perché il gradiente viene calcolato ogni volta. Altrimenti posso utilizzare un testo. Il testo può essere semplice oppure di tipo rich test, basta a seconda dei casi utilizzare una codifica normale oppure inserire all'interno interno dei tag HTML. È anche possibile utilizzare un elemento di tipo text input che consente di limitare il testo presente. In questo caso il testo e modificarlo. Passiamo ora a definire delle proprietà molto utili per definire la posizione di un elemento. Innanzitutto ogni elemento viene relazionato rispetto all'elemento padre, ovvero l'elemento nel quale è direttamente contenuto. Quindi, diciamo che la posizione definita con larghezza e altezza è definita a partire dal padre, ovvero l'altezza e la larghezza sarebbe la distanza dall'estremo superiore del padre. È possibile definire come questa distanza viene tra virgolette calcolata, ovvero la proprietà anchor definisce dove deve essere attaccato questo elemento al padre. Per esempio, in questo caso il nostro anchor definisce che questo elemento deve essere posizionato al centro dell'elemento che ha come ID rettangolo 1.
sarebbe stato possibile, anziché utilizzare l'ID restart 1, utilizzare l'ID file, cioè si riferisce sempre al padre dell'oggetto. Sender in, quindi automaticamente posizionato al centro sia orizzontale che verticale, mentre volendo può essere posizionato o all'estremo sinistro, all'estremo destro, oppure all'estremo superiore inferiore. Allo stesso modo può essere definito un margine tra l'elemento corrente e un altro elemento, può essere il padre, però può anche essere un elemento distinto, per un fratello. È importante utilizzare gli angoli solamente sul elementi padri o fratelli, e per notare che queste proprietà lavorano sui vincoli e quindi non è possibile specificare delle posizioni impossibili, come per esempio ancorare sia l'angolo sinistro-destro di un elemento al padre, avendo un'inizione diversa. In qualche caso questo vincolo può essere rispettato. E viene comunque evitare sempre delle pendenze circolari tra gli elementi. Per utilizzare correttamente il gancio, che sono modalità l'utilizzo del XML, è importante utilizzare gli elementi che sono in particolare l'interfaccia utente. Per esempio, gli elementi fissi, rispetto ai quali è possibile utilizzare. È possibile trovare diversi ruoli, diciamo, per questi elementi, che possono essere fissi, oppure possono avere un ruolo particolare nell'interfaccia utente. È poi importante capire come gli elementi vengono influenzati da un cambiamento di dimensioni. Per esempio, se una finestra viene ridimensionata, quindi la vita viene piccolita, e considerare come questi elementi devono cambiare la loro dimensione e la loro posizione. Adesso iniziamo a parlare dell'interazione che può avere l'utente con la nostra interfaccia grafica. Innanzitutto, il primo elemento fondamentale era la mouse appear, che consente un'interazione col mouse. In questo caso, quando viene cliccata l'area del mouse, il testo cambia il colore. Questo perché noi abbiamo definito all'interno dell'elemento text un elemento mouse area che riempie completamente il padre. Questo perché anche il profil può settare la posizione di inizio di questo elemento affinché copra completamente l'elemento di contenuto. A questo punto definiamo dei segnali. Questi segnali in QML, come quelli di input normale, vengono chiamati quando avvengono determinati eventi. In questo caso onPrest viene chiamato quando il mouse è indicato all'interno dell'area. In questo caso è possibile associare a quei segnali uno script in JavaScript. In questo caso il colore del padre viene settato a vivere. E se noi parliamo dell'inizio di testo, il colore rappresenta il colore del testo, mentre quando il pulsante viene lasciato, il colore viene settato a massimo. Ovviamente una mosaica registra soltanto ai bottoni in cui è, diciamo, un po' definiti la sua proprietà a serve il button. Per esempio, gli non sono chiamati tra i bottoni, ovviamente il default è sempre la proprietà default, è questa. È possibile utilizzare la proprietà mouse over per definire se il mouse può
se il fatto che il mouse si trova all'interno del lateale, generiamo un segnale. Normalmente questo è evitato. Normalmente questo è, non è evitato. Nel caso in cui venga impostato a tutto, il fatto che il nostro reto dell'area lo consegna. La proprietà contains mouse era solamente nel caso in cui il mouse era all'interno dell'esterno. Se però settassi come enable la false, l'unico modo affinché questo mosiere contenga il mouse è il fatto che il mouse venga cliccato all'interno. In questo caso viene incomunizzato. Notiamo che tutte le interazioni con l'utente può essere registrata anche in due modi diversi. Il primo modo, in pratica, ha un segnale, esso direttamente uno script, in questo caso un monitoring di codice, che però setta già la variabile necessaria. Un altro caso invece è definire la proprietà in questo modo, ovvero avendo un binding di proprietà che quando la proprietà cambia, mi vengono cambiate le proprietà a essere correlate, in questo modo il valore del valore di color è stato in base al valore di della proprietà contains mouse la mosiera, e quindi quando questo cambia anche il colore dell'eterno portiere. È possibile usare indistintamente queste due modalità, ovviamente preferendo quella più comoda, e quindi quella che può essere usata più facilmente. Input di testo. È possibile utilizzare un input di testo in due diversi modi. Per esempio, o accettando un testo di ingresso, quindi un text input, un text take, poi utilizzando per navigare tra gli elementi. Diciamo che questo approccio può chiedere anche l'utilizzo di un raw input, ovvero prendere le gestioni di tasto della tastiera e elaborarlo per fare compiti specifici. Per esempio, caso abbiamo due test input che possono essere modificate. Il valore text contiene sempre il testo all'interno dell'input ed è quello che viene poi letto per capire quello che l'utente ha inserito. È importante notare anche il ruolo del focus all'interno di questi test input, in quanto affinché sia possibile modificare un certo text input, l'input deve avere fuoco. È possibile specificare, tramite la proprietà attached che navigation, qual è il prossimo elemento che deve ricevere il fuoco alla pressione di un certo tasto. In questo caso noi stiamo specificando che premendo il tasto tab quando text ha il fuoco, il prossimo elemento che avrà il fuoco è adesso. Quindi in questo caso il nostro add skill prende il fuoco. Definire invece per un'altra combinazione finché dall'add skill, premendo un back tab, ovvero shift tab, il fuoco passi all'elemento test in questo caso.
neanche possibile. Utilizzare i tasti tasto destro, tasto sinistro, in questo caso, e passare il fuoco da un elemento all'altro. In questo caso mettiamo sempre, perché utilizzando il binding di proprietà, il colore è definito in funzione del fatto che l'elemento abbia il fuoco o meno. In questo caso, per esempio, premendo le frecce destra e sinistra, si passa il fuoco a un elemento all'altro. Iniziamo a parlare degli stati. Gli stati sono determinato. Gli stati, diciamo, sono uno strumento per formalizzare la situazione in cui l'elemento si trova e anche per definire le animazioni su questo. In questo caso, vengono presentate l'elemento state e ogni oggetto che contiene un insieme. Possono essere impostate le priorità quando siete in uno stato, oppure possono essere cambiate quando questo cambia. Adesso lo vediamo come. In questo caso vediamo un esempio di input row, ovvero è possibile definire utilizzando la priorità keys il comportamento da prendere quando venga premuto il tasto sinistro e il tasto destro. Caso nell'altro. Il nuovo input può essere gestito in due modi diversi. Poi in questo caso, quindi definendo una proprietà diversa per ogni tasto particolare che si vuole gestire, oppure definire un'unica proprietà. Caso onPressed, nel quale poi è necessario individuare quale sia l'elemento premuto, e quindi controllare se l'elemento premuto sia il tasto sinistro, quindi un'azione, oppure se il tasto premuto sia quello destro, quindi un'altra, altrimenti non viene effettuata nessuna operazione. Quanto alla lista invece, abbiamo questo esempio che rappresenta un semplice semaforo. In quanto abbiamo due rettangoli che hanno, diciamo, un po' due colori, posso dire. Rappresentano una luce di stop e l'altra luce via, quindi luce del movimento. Gli stati in cui controllare il semaforo sono ovviamente lo stato stop e lo stato go. Notiamo, a ogni stato sono associati degli elementi proprio recenti che definiscono un target, che sarebbe l'elemento al quale attribuire cambiamenti, e le proprietà che devono essere cambiate, in questo caso il colore che è stato dato. Abbiamo poi la proprietà state che serve a definire lo stato iniziale del nostro elemento. Ovviamente la parte importante è lo script, definito questa nosiera, che permette che a un clic del mouse lo stato cambi, ovvero che se lo stato era stop diventi go, altrimenti il colore è stato stop. In questo caso vediamo che UML si occupa di cambiare la proprietà in modo consistente con i stati di tutti. Per cambiare
proprietà necessaria a utilizzare una property change e definire sempre un elemento bersaglio alla quale questa fragmento verrà applicato. Le funzionalità vengono votate quando siete nuovo stato e vengono cambiate di conseguenza. Quindi property change ci fa sempre nuovi valori e quindi quelli vecchi vengono comunque rimossi. Possiamo vedere che ci sono due modi per utilizzare per decidere quando uno stato è attivo o meno. O settare la state, come in questo caso, oppure definire all'interno di ogni stato proprietà when. Questa proprietà deve essere un valore booleano che sia vero solamente in uno stato alla volta e lo stato in cui ci si trova è lo stato in cui questa è vera. Ma affinché tutto funzioni deve risultare vera solamente in uno stato. In questo caso noi abbiamo che lo stato è associato all'immagine e quando il campo di testo è vuoto l'immagine risulta opaca. Dopo aver introdotto gli stati, sono fatto introdurre ora le transizioni, che servono per definire come cambiare un oggetto quando lo stato cambia, non un certo stato, ma vengono ovviamente applicati gli altri stati perché vengono definiti quando avviene un cambiamento di stato. E sono utili per esempio per definire delle animazioni. Transition. Questo è un esempio di prima, a cui però è definita la transizione. Okay, in questo caso la transizione si applica allo stato stop, stato go, e definisce l'animazione, che vedremo più avanti. Mi pare questa animazione fa in modo che il cambiamento della proprietà avvenga in modo graduale con una durata di un secondo, in questo caso, come possiamo vedere. In questo caso vediamo che il colore del rettangolo non cambia immediatamente, ma c'è un fading graduale di un secondo. È possibile specificare le transizioni definendo le proprietà from e to, che definiscono lo stato di partenza e di arrivo in termini di loro ID. È possibile utilizzare comunque delle wildcards, per esempio in questo caso caso delle fine di transizione, però attiva in tutti i cambi di stato.
quindi riattiva sia in un caso che nell'altro. Passiamo ora a parlare delle transizioni reversibili. Sapete che queste transizioni sono utili per semplificare il numero di transizioni da applicare. Questo avviene quando due transizioni operano sulla stessa proprietà allo stesso modo. E si applicano in questo modo sia in un senso, quindi questo A, questo B, che nell'altro. In questo modo si semplifica il codice in quanto è necessario definire un'unica transizione. Caso noi abbiamo che transizione è soltanto con il testo, quindi quando presente del testo la sua text input a quello in cui la presente il contesto, poi definita come reversibile e quindi avviene allo stesso modo sia in un caso che nell'altro. Caso con un'unica transizione definire l'effetto su cui erano tutti gli stati. Passiamo ora a definire come utilizzare stati e transizioni insieme. Innanzitutto bisogna ricordare di per semplice il modello del nostro evento e quindi per esempio utilizzare più diagrammi di stati per i vari componenti dell'interfaccia grafica. In secondo luogo si può discutere su come settare uno stato, in quanto abbiamo visto che può essere settato o con lo script, quindi che fa modificare lo state di un certo elemento, oppure definendo in modo opportuno le proprietà UM. Per quanto riguarda lo stile dichiarativo, mi sarebbe utilizzare la state condition, e quindi utilizzare UM. Tuttavia può essere più difficile specificare tutte le condizioni, mentre lo script può essere più complicato in alcuni casi. Diciamo che è un aspetto che dipende dall'utilizzo particolare dello stato. Parliamo delle animazioni. Le animazioni sono una caratteristica fondamentale di SwiftQuick, in quanto permettono di poter specificare i cambiamenti della grafica e quindi permette di descrivere un grandissimo numero di effetti. Quelli principali sono per esempio la number animation, che serve per modificare la proprietà numerica, poi abbiamo una color animation, che serve per modificare un colore, poi abbiamo la rotation animation, che serve per modificare un orientamento, e infine la vector tally, che serve per modificare una posizione in uno spazio tridimensionale. Abbiamo poi una caratteristica importante che è la easing curve, che serve per modificare la velocità con la quale vengono eseguite le animazioni. In quanto di default le animazioni vengono eseguite a una velocità costante e quindi proseguono linearmente da uno stato all'altro. In quanto per esempio in tutte le animazioni viene definito un punto di partenza di arrivo e se non viene definita la velocità, diciamo un po' che l'animazione avviene interpolando lo stato di partenza e l'ordine di arrivo in maniera lineare, per il tutto vada prevista. Il primo caso di animazione sono le property animation, che sono quelle più semplici, in quanto servono a modificare le proprietà di un elemento bersaglio. La loro definizione è molto semplice. In questo caso è definita una property animation,
e come target per il rettangolo di questo elemento qua. Questa ha come agisce sulle proprietà width e height, che serve per settare la larghezza e l'altezza di questo rettangolo. Allora, e tu invece specificano il range che queste proprietà devono assumere. La durata invece specifica la durata complessiva di questa animazione. Il fatto che range sia stato true è necessario in quanto nelle proprietà animation queste non vengono a definire fuori. Invece settando la range a true, appena viene creata l'interfaccia grafica, questa animazione viene eseguita. Infatti possiamo notare che in questa animazione la dimensione del rettangolo cresce da 0 a 100. Ovviamente non essendo specificato alcun comportamento di durata, le dimensioni vengono modificate in modo lineare rispetto al tempo scorso. Una specializzazione della proprietà animation è la number animation, che serve per modificare il valore di una proprietà che è un valore numerico. In questo caso, vengono definite con definendo l'elemento number animation, utilizzando la keyword on e definendo qual è la proprietà che deve essere modificata. Allora all'interno viene specificato ovviamente il valore di partenza e di arrivo e la durata di questa transizione. Notiamo che la sintassi è molto più concisa rispetto all'altro caso. In questo caso vediamo che la scissa del nostro rettangolo rispetto al padre viene modificata da 0 a 150. Per valore centrale. Passiamo a descrivere invece le color animation, che come il nome la centuria vengono applicate a un colore. Queste animazioni vengono eseguite utilizzando un blending tra componente per componente dei vari colori. In pratica viene preso il colore di partenza e il colore di arrivo e viene ottenuto un colore che si ottiene intercolando linearmente componente per componente un colore con l'altro. Passa da verde a bianco. È possibile definire il colore in quattro componenti e quindi definire anche l'ambiente di trasparenza. La rotation animation invece specifica le rotazioni degli oggetti. È simile alla number animation, però è più facile utilizzare, in quanto meno proprietà da definire. Rinunciamo poi alla proprietà rotation, che controlla l'angolo di rotazione, e direction, che determina il verso di questa rotazione. Può essere in senso orario con clockwise, in senso antiorario con counter clockwise, oppure shortest, che è quella più vicina tra i due. Caso, se voi immagini una palla, che ruota di andare a 45 gradi a 115 gradi nella direzione più corta, quindi in senso antiorario, in un secondo.
animazioni è possibile cambiare per esempio la durata o la ripartenza. Abbiamo poi il behavior che serve a impostare l'animazione al cambiamento di proprietà, utilizzando quindi questo elemento anziché la property. L'animazione definita viene eseguita ogni qualvolta il valore di questa proprietà cambia. Passiamo ora a definire quello che avevo descritto prima, ovvero l'elemento isIncur. Questo viene utilizzato utilizzando la proprietà isIncurType. Serve a definire e serve a definire come la velocità dell'esecuzione dell'animazione cambia. Abbiamo visto che normalmente l'animazione è eseguita con velocità lineare dal punto di vista del punto finale. Invece, utilizzando questa proprietà, è possibile definire la curva che questo allenamento deve avere. E quindi anziché avere un andamento lineare in funzione del tempo, può avere per esempio un andamento esponenziale in questo caso. Poi vediamo che la prima parte viene eseguita molto velocemente, mentre la seconda è rallentata. E quindi definendo del tempo e normalmente l'andamento sarebbe lineare. Vediamo ora come le animazioni possono essere composte. In particolare abbiamo l'elemento sequential animation che serve a stabilire una sequenza di animazioni. Quindi è possibile definire diverse animazioni che verranno eseguite ogni volta. Al contrario invece con la parallel animation è possibile definire un gruppo di presentazioni di animazioni che verranno eseguite in parallelo, quindi uniformemente. In questo caso abbiamo due animazioni che vengono eseguite una dietro l'altra. La prima si occupa di rimpicciolire la dimensione dell'immagine rocket da grandezza di 1, quindi delle dimensioni reali, alla dimensione 0,5 e quindi su mezz'anno. La seconda invece modifica la trasparenza di questa immagine e la porta da 1 a 0. E quindi in questo caso il nostro razzo prima si rimpicciolirà fino alla metà di entrambe le dimensioni e poi se ne scomparirà. Allo stesso modo possiamo definire delle animazioni, queste animazioni in parallelo. In questo caso cambia solamente l'utilizzo di una parallel animation anziché una sequential animation. E quindi possiamo notare che le due animazioni vengono eseguite temporaneamente. Posso notare che sia con le animazioni sequenziali che ovviamente quelle parallele non di per sé un elemento bersaglio, in quanto servono solamente a raggruppare varie transizioni. È anche possibile ovviamente annidare insieme diversi gruppi di presentazioni, di animazioni. Questo serve per ottenere degli effetti grafici complessi.
Un altro elemento importante è l'elemento pose annuncio, che serve per mettere una pausa tra le animazioni di un certo gruppo. Ovviamente utilizzato solamente nell'elemento Sequential Animation, in quanto è l'unico che può raccompare le posizioni. In questo caso, prima che venga eseguita la seconda posizione, ci sarà una pausa di un secondo. Questo elemento non ha alcuna proprietà bersaglio di target, in quanto necessaria, e l'unica proprietà che contiene è il duration, che indica la durata in millisecondi, tutta la durata del QML. In questo caso vediamo che applicando la pausa, tra la prima e la seconda animazione c'è un'attesa di un secondo. Passiamo ora per vedere come definire come utilizzare delle componenti utilizzabili in Blender. Per esempio, possiamo definire dei custom item, ovvero degli oggetti nuovi creati dall'utente. Altrimenti è possibile utilizzare dei componenti che servono per definire gli elementi a runtime. Questi vedo un po' più avanti. In questo caso qua notiamo che l'elemento che viene utilizzato è di tipo line edit. La particolarità di questo è che tale elemento resiste le API normali di QML. Infatti, se andiamo a vedere, questo è il nostro elemento. Per definire un nuovo elemento è sufficiente creare un nuovo file con estensione QML che contiene un solo elemento radice e al suo interno quello che si vuole. In pratica è come se questo elemento venisse ricopiato all'interno di questo. Vedete queste definizioni venissero aggiunte. L'utilità di ciò è rendere le definizioni di elementi riutilizzabili. E quindi se io per esempio devo utilizzare un componente diverse volte, lo definisco una volta sola e lo posso utilizzare quante volte voglio, semplicemente chiamandolo con il nome del file. È possibile aggiungere le proprietà ai nostri elementi, che sono diverse dalle proprietà che normalmente questo elemento ha, in quanto di base il nostro line edit sarebbe un rettangolo. Tuttavia è possibile definire una proprietà che si comporta esattamente come le altre proprietà. Per definirla, definire una proprietà è sufficiente utilizzare la keyword property, definita dal tipo e il nome di questa proprietà. È possibile poi specificare il valore di default, che sarà il valore della proprietà nel caso in cui non venga specificato alla definizione. I disponibili sono tutti quelli possibili da QML, quindi abbiamo
scriviamo dei numeri, nove booleani, stringhe costanti, liste, script, oppure le complesse. Anziché delle proprietà, degli alias, che sono delle proprietà particolari, nel senso che a differenza della proprietà definita, un alias è semplicemente che un nome per richiamare qualcos'altro. In questo caso qui la proprietà text non è una vera proprietà, ma è soltanto un modo a cui si può riferire alla proprietà text input text. L'utilità di questo è rendere accessibile la proprietà al di fuori della loro definizione, in quanto in questo modo è possibile accedere alla proprietà text, il text input, all'interno della id. In questo caso se resetto il testo, viene settato come se avesse settato la proprietà text. Tuttavia non avrebbe potuto settarla in quanto questo identificativo non viene mostrato all'interno di questo file. Allo stesso modo è possibile aggiungere dei segnali personalizzati che, come nel caso per esempio di un clip delle nuove serie, vengono attivati quando gli eventi scattano. La sintassi è signal il nome e il tipo di valore che il segnale prende. Invece l'handler, una sintassi molto semplice, è on, seguito il nome del segnale, e lo script che lo gestisce, diciamo. In questo caso abbiamo definito un elemento chiamato in checkbox, che contiene al suo interno due stati, ovviamente lo stato in cui è segnato, lo stato nel quale invece non lo è. A questo punto noi definiamo il nostro segnale, viene chiamato qua, in quanto quando viene cliccata la mouseria viene impostato lo stato e a seconda di come questo cambia viene notificato di notare un segnale. Diciamo che il funzionamento è analogo a quello dei sistemi normali in root. E quindi qua che il colore cambia a seconda lo sfondo cambia a seconda dello stato della checkbox. Quindi a
secondo lo stato di un elemento che abbiamo definito, è possibile segnalare questo cambiamento agli elementi esterni adesso. Adesso andiamo a parlare di un modo per disporre molti elementi in modo facile. E quindi il positioner è partito. Il positioner serve per disporre questi elementi secondo un determinato layout, per esempio una colonna, una riga, una griglia, oppure come un testo, diciamo. Invece le pinte possono creare degli elementi a partire di un determinato template. Questo serve per utilizzare poco codice per creare dei modelli che sono presenti in molti elementi in modo ripetitivo. Per esempio una scacchiera, una lista di nomi, per esempio. In questo caso avremo una griglia. L'elemento grid in pratica dispone gli elementi contenuti al suo interno secondo una griglia. L'unità di ciò è il fatto che non deve essere specificata la posizione dei vari elementi contenuti attraverso, ad esempio, la proprietà anchors, perché la griglia si preoccupa di disporre gli elementi in maniera consistente. In questo caso si dispone su due colonne e due righe con una spaziatura di 20 pixel. E questo risulta che continuiamo. Allo stesso modo è possibile utilizzare un repeater per disegnare più volte lo stesso elemento in condizioni differenti specificandolo una volta sola. In questo caso vengono definite una griglia che ha 5 righe, 5 colonne, quasi 13 pixel, all'interno del quale vengono inseriti 24 rettangoli. Tuttavia, anziché scrivere 24 rettangoli uni fino all'altro, che sarebbe in qualche modo lungo e anche poco comodo nel caso in cui poi bisogna modificare tutti questi rettangoli, si utilizza un repeater, che in pratica non fa altro che ripetere l'elemento contenuto, con gli elementi, il numero di volte specificato, in questo caso 24. E quindi questo è il risultato che otteniamo con un grande risparmio di fatica, in quanto se il numero elevato sono 24 o 64, per esempio, risulta particolarmente lungo per copiare la. È importante notare che se utilizziamo del gancio nella row, nella column, della grid, si applicano tutti gli elementi contenuti in essa. In questo caso, ora il testo di gancio all'interno di questa griglia sposta automaticamente tutti gli elementi presenti. Da 0 a 23.
è molto importante questo numero, in quanto permette di disambiguare quale sia l'elemento tra gli altri all'interno della griglia, della colonna, della riga. E quindi gestire le operazioni personalizzate in base all'elemento stesso. Per esempio, possibile creare una scacchiera, comunque gioco, stacchio, dame, e grazie a questa proprietà identificare qual è la cella specificata su cui si è cliccato e quindi gestire l'evento. Parliamo ora dei modi che QML offre per rappresentare i dati. Questo è un approccio model view, ovvero abbiamo un elemento, chiamiamolo model, che contiene il modello, ovvero i dati, e quindi si occupa di gestire i dati e diciamo un po' le proprietà che hanno questo. Mentre la view si occupa solamente di gestire come questi vengono rappresentati. Si tratta di un paradigma molto diffuso, viene utilizzato sia in circuito standard, ovviamente anche in circuito con qualche piccola differenza. Esiste poi un delegate, che è un'unità che si preoccupa di rappresentare il model, come adesso vedremo. Iniziamo a parlare del model. Parliamo di model pure, tra virgolette, che forniscono accesso diretto ai dati, per esempio il list model, XML e list model. Noi esamineremo il caso della list model, oppure di visual model che invece fornisce delle informazioni su come è possibile rappresentare questi dati. Per esempio il visual item model, che contiene dei filtri che non forniscono di più per rappresentarli. Un esempio di model view, in questo caso viene definito una list model. La list model non contiene all'interno intatto che una lista di elementi. Ovviamente ha un ID per essere identificabile all'interno del programma e una serie di elementi. È importante notare che le proprietà di list element non hanno alcuna proprietà predefinita, ma è possibile definire le proprietà presenti. In questo caso la proprietà presente è il numero. Ovviamente essendo un model contiene solamente le informazioni sui dati che deve contenere e non come questi devono essere rappresentati. Infatti vedremo che ci saranno altre entità, altri elementi che si occuperanno di mostrare il dato e che come questo debba essere rappresentato. Ovviamente la list model viene definita come ID, quindi possiamo accedere per esempio alla view e per gli oggetti di figlio che contengono le varie proprietà. Queste proprietà sono codificate da un delegate affinché siano rappresentate l'interfaccia radio. Vediamo ora il delegate come si comporta. Formato un component che ha un ID per essere chiamato all'esterno e determina come i dati devono essere visualizzati sull'interfaccia utente. Ovviamente puoi chiamare sull'interno le proprietà della list element pur non essendo un fine di questa interfaccia. Questo il nostro component che è un ID ovviamente e ovviamente finisce la visualizzazione come il testo. In questo caso notiamo che può accedere direttamente alla proprietà name definita all'interno del list element.
pur non avendo alcun accesso alla, a questa, diciamo. Ho detto una list model, una lista di oggetti dinamica. Gli oggetti possono essere aggiunti, inseriti, rimossi e spostati utilizzando degli appositi. Per esempio qua abbiamo innanzitutto questa è la visualizzazione di una lista. Default, essendo un componente list view, come vedremo, è flippable, ovvero può essere spostato per una cosa. Essendo flickable può essere spostato col mouse o qualche aiuto. Questo viene dalle API di QML, non richiede poi definizione da parte del programmatore. Essendo una lista dinamica è possibile per esempio aggiungere dei nuovi elementi alla lista o cancellarli. Ad esempio, qua abbiamo definito una mouse area che avviene completamente il testo del nostro view. E a un clic su questa mouse area verrà aggiunto il nostro name model per la posizione append, un nuovo elemento che ha come nome John. Vediamo. Infatti a ogni clic del mouse su questa mouse area viene aggiungo in coda un nuovo elemento. Allo stesso modo è possibile rimuovere un elemento da questa lista, essendo una lista dinamica. Quindi in questo caso è possibile cancellare elementi dalla lista. Notiamo che per utilizzare questa funzione hanno utilizzato la funzione remove applicata al model passando come parametro l'indice dell'elemento. Ovviamente passando index verrà rimosso l'elemento corrente. Quindi abbiamo l'effetto che è sempre l'elemento corrente che viene eliminato. Altrimenti sarà possibile eliminare un elemento. In questo caso gli esterni hanno un primo. Altrimenti col metodo move è possibile spostare un certo numero di elementi da una posizione ad un'altra. In questo caso abbiamo una posizione di partenza data dall'indice corrente dell'elemento, posizione di destinazione dell'indice successivo e il numero di elementi a spostare lo solo. In questo caso avremo che ogni elemento viene scambiato con quello che viene dopo. Abbiamo visto come è possibile modificare un model. Vediamo le caratteristiche di una view. In questo caso la nostra list view, che serve per unire tutti i pezzi che abbiamo definito. In pratica, noi all'inizio abbiamo definito un model che contiene solamente le informazioni che devono essere rappresentate. Poi ho definito un component che in pratica contiene il modo in cui deve essere rappresentato il singolo elemento. Per chiudere il cerchio dobbiamo definire la view, che contiene il modo con cui devono essere rappresentati gli elementi insieme. In questo caso, essendo una list view, il modo sarà una lista. Ovviamente l'ente è completamente il padre. Definiamo quel model, name model, in questo caso questo modello. Come delegate invece il nostro delegate, quindi il component che abbiamo definito, e avvitando il clip si
si evita che l'elemento possa sforare gli elementi successivi. E quindi viene ritagliato all'interno del suo rettangolo. Altrimenti, oltre alla list view, abbiamo la grid view che mostra se c'è gli stessi elementi, ma all'interno della griglia. In questo caso vediamo che gli elementi, anziché una rappresentazione questa, sta presente all'interno della griglia. Il concetto è quello. List view sono come le view in Qt e devo impostare un model che è l'elemento da cui devo prendere i dati. A differenza delle view, comunque non c'è un delegate default e se non viene definito un delegate non verrà visualizzato nulla. Bisogna notare che, come già detto, l'utilizzo della proprietà clipped evita che un determinato elemento disegna di fuori dell'area a essa associata, quindi vado a sbloccare gli altri elementi e le view sono funzionate con le più vecchie normali. Poi abbiamo visto le view normali, è possibile decorare le view. In questo caso abbiamo aggiunto un header e un footer. In questo caso è possibile definire il comportamento dell'oggetto quando prende il tipo. È possibile definire praticamente un elemento selezionato utilizzando la query handler. Allo stesso modo nella grid view essendo sempre una model, una lista, possibile sempre aggiungere elementi ancora. In questo caso gli elementi vengono aggiunti specificando i dati che questi contengono. Se è una lista separata da virgole tra parentesi grandi. Io finito. Domande? Finito? Ok. Un applauso.